Il campanile di Castelrotto. Alla sua ombra il municipio e sul lato frontale dello stesso una poco appariscente targa commemorativa. Josef Rill, costruttore della strada Ponte Gardena-Castelrotto. Correva l'anno 1887. L'imprenditore edile bolzanino Rill, a 45 anni d'età, stava per iniziare l'opera della sua vita, che lo avrebbe consacrato come uno dei più importanti pionieri della mobilità del Tirolo. Accanto alla strada per Castelrotto, nel frattempo ammodernata, i resti del vecchio tracciato scavato nella roccia porfirica. Largo 4 metri, lungo 7,6 chilometri, con un tunnel di 100 metri di lunghezza. Tempo di costruzione, 6 mesi. Per Castelrotto, in fondo, fu un colpo di fortuna. All'epoca, ovviamente, non c'erano contributi provinciali. I comuni dovevano sostenere in proprio i costi delle opere. La strada fu finanziata dal comune stesso con 50.000 fiorini. Un'ulteriore curiosità, i costi dei lavori risultarono di un quinto inferiori al previsto, impensabile al giorno d'oggi. Rill era personalmente interessato alla strada, dato che gestiva una cava di porfido a Tagusa e avrebbe tratto vantaggio dalle migliori condizioni di trasporto per il suo materiale. Pertanto non pretese nulla per la progettazione della strada, che fu gratuita. Quanto faticosa ed inverno anche pericolosa fosse la vecchia carrareccia che dal ponte del Torcolo presso la fermata del treno nel fondovalle saliva all'altopiano, superando 600 metri di dislivello, lo ricordava uno dei vecchi testimoni del tempo. Il vecchio presidente della giunta provinciale, Magnago, raccontava volentieri che da ragazzo lo venivano a prendere e lo portavano su in una gerla per il latte. In un certo senso si era un po' tagliati fuori e questa nuova strada ha poi veramente aperto le porte del mondo. La strada costruita da Josef Rill, tra l'altro a pedaggio, fece rinascere non solo Castelrotto con la vicina Siusi, ma tutta la zona dello Sciliar. Già all'epoca della monarchia danubiana furono costruiti numerosi hotel. Ospiti eminenti raggiungevano lungo la strada anche i bagni di Ratzes, molto frequentati all'epoca. Cambio di scena. Nel 1882 una catastrofica inondazione devastò ampie zone del Tirolo. Fu l'ora d'inizio della sistemazione dei bacini montani e anche l'ora del giovane imprenditore Josef Rill, che svolse un ruolo di primo piano nella ricostruzione. Dopo il volgere del secolo, Rill, che nel frattempo si era trasferito a Innsbruck, si dedicò principalmente alla costruzione di ferrovie di montagna. La sua più importante opera di quel tempo, la cremagliera del Renon, completata dalla realizzazione dell'hotel Maria Schnee. Nella caricatura gli fu affibbiato il titolo di Tarlo del Tirolo, attivamente sostenuto dal sindaco di Bolzano, Julius Peratoner, che assieme al terzo del gruppo, il pioniere del turismo Theodor Christomannos, contribuì in modo determinante alla modernizzazione dell'Alto Adige. Dopo la costruzione di svariate strade, nel 1908 Rill realizzò la ferrovia elettrica a scartamento normale Brunico-Campotures. Non si concretizzò invece il suo sogno di una grande ferrovia dolomitica da Bolzano a Cortina, di cui fu costruito solo il tratto gardenese. Certo, non come ferrovia turistica, bensì militare, per garantire i rifornimenti sul fronte dolomitico nell'anno 1916. Solo dopo la Grande Guerra la linea ferroviaria fu usata a scopo pacifico, fino al 1960, quando fu sostituita da un servizio di autocorriere. Se Rill in Alto Adige aveva già realizzato ferrovie di montagna e linee tranviarie, a nord del Brennero, per quanto riguarda la costruzione ferroviaria, si era ritagliato una posizione di vero e proprio monopolio.
Secondo i suoi progetti furono realizzate le tranvie di Innsbruck, la funicolare della Hungerburg e la ferrovia elettrica per Fulpmes, nella valle dello Stubai. Quando nel 1904 fu presa la decisione politica di costruire la ferrovia di montagna del Karwendel da Innsbruck a Mittenwald in Baviera, per la stessa Riehl progettò subito un'apposita centrale elettrica. Come sito scelse il torrente Ruetz, a soli 6 km da Innsbruck. Riehl molto spesso precorse i suoi tempi. I suoi progetti erano orientati al futuro e sostenibili, eppure redditizi. Sapeva che le pendenze previste per la ferrovia del Karwendel erano superabili solo con locomotori elettrici. E sapeva che per la produzione dell'energia elettrica aveva bisogno di potenti generatori. Nella centrale collocò 3 alternatori Voigt da 4.000 cavalli ciascuno. Furono necessari ben 18 cavalli per trasportare a destinazione su un veicolo appositamente rinforzato questi mostri da 22 tonnellate. Il veicolo, dotato di ruote allargate con cerchiature di ferro e adeguato impianto frenante, è ancora oggi esposto nella sala macchine della centrale di Ruetz. Riehl percorse nuove strade anche nella realizzazione della linea aerea da 50.000 volt. I suoi piloni in calcestruzzo compresso erano forati per ridurre le tensioni nel materiale. Il modo in cui ha costruito la centrale di Ruetz, la tecnica, ha funzionato tutto egregiamente fino all'inizio degli anni Ottanta. I lavori per la ferrovia del Karwendel ebbero inizio nel 1910 e videro impegnati 2.500 operai, soprattutto croati, italiani, ungheresi e macedoni. La paga era modesta, 5 corone e 50 al giorno, il futuro costo di una corsa in prima classe da Innsbruck a Mittenwald. Il tratto più ardito della ferrovia correva nelle gole della Nordkette. Ponti e viadotti, e in più 16 gallerie ferroviarie, realizzate per la prima volta secondo il metodo austriaco. Man wollte eine quere Verbindung durch Tirol nach München in den Norden bauen. Si voleva costruire un collegamento trasversale verso Monaco in direzione nord e in mezzo ci stanno i monti del Karwendel per i quali bisognava passare. Al posto della progettata più lunga variante originaria, con lievi salite verso Seefeld, Riehl decise di attraversare la Martinswand con pendenze più marcate, che richiesero la costruzione di nuovi locomotori elettrici. Neue elektrische Fahrzeuge gebaut bzw. bauen lassen. I locomotori forniti dalla AEG Union di Vienna riuscivano a superare quella che all'epoca era la massima pendenza per una ferrovia ad adesione a scartamento normale, però a una velocità massima di soli 40 km all'ora. L'alimentazione elettrica a 15.000 volt e 15 Hz era all'avanguardia e a partire dal 1920 fu adottata di regola da tutte le ferrovie d'oltre Brennero. A Innsbruck, il ponte della ferrovia del Karwendel sul fiume Inn, con le sue 4 strutture portanti originali del 1910, tenute insieme da 7.000 rivetti, ricorda ancora oggi la più notevole opera del pioniere ferroviario tirolese Josef Riehl. Il figlio di albergatori di Bolzano fu sepolto nel 1917 nel cimitero militare di Pradl. Gran parte del suo ingente patrimonio fu da lui lasciato in eredità alla città di Innsbruck per scopi sociali. Thank you.